Si è svolto oggi a Milano, a Palazzo Marino, l'evento I Comuni d'Italia per l'Expo, un momento di incontro tra ANCI Nazionale, ANCI Lombardia e l'Expo 2015. Il momento clou della giornata è stata senza dubbio la presenza del Presidente della Camera, Laura Boldrini, che ha invitato i comuni a fare del loro meglio per l'evento di Expo 2015, che nelle intenzioni degli organizzatori, rappresentati da Maurizio Martina, sottosegretario all'Expo Milano 2015, e da Diana Bracco, Presidente del Padiglione Italia, e anche di tutti i sindaci presenti, dal Presidente di ANCI Fassino, al Sindaco di Milano, Giuliano Pisapia, e al Sindaco di Roma, Ignazio Marino, hanno dichiarato che sarà l'Expo d'Italia, dove tutti i comuni, tutti gli 8.000 comuni italiani saranno rappresentati e potranno trovare dei momenti in cui presentare le loro eccellenze agroalimentari, dal momento che il tema di Expo è proprio nutrire il pianeta. I comuni sono pronti, Roma farà delle proposte come quella di iniziare da subito a pubblicizzare l'evento in tutti i nostri siti turistici, a cominciare da quelli più frequentati, perché è un evento importante per Milano, ma è altrettanto importante per l'Italia e per tutti i nostri comuni. E anche il tema credo che sia davvero fondamentale in un'epoca come quella in cui viviamo. Ho detto che i comuni sono i primi a dover rispondere alle esigenze dei cittadini, sono i più pressati, sono in prima linea e dunque è doveroso sostenerli, perché loro devono avere i mezzi necessari per dare le risposte a chi oggi non ce la fa da solo. Non dobbiamo lasciarci indietro una parte di cittadini che non ce la fa. È doveroso in un momento di crisi rafforzare il welfare, le politiche sociali e dunque anche le politiche dei comuni, che in questo sono appunto i più esposti.